Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toilettatura ed infine conosceremo un'amica a quattro zampe che cerca famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, come sempre in compagnia del dottor Brandi, e torniamo a parlare di rettili. In questo caso qui abbiamo un'iguana, sicuramente un esemplare più problematico, insomma, di quelli che abbiamo già presentato. Sì, sicuramente è più problematico degli altri e soprattutto è un animale che è sottoposto in questo caso a una legislazione, cioè sono animali che devono per forza nascere da soggetti in cattività e quindi essere muniti di CITES. Questo è molto importante perché, insomma, quando si vanno a comprare questi animali bisogna che questi animali abbiano il proprio certificato, perché se no incorriamo in delle multe salate. Ecco, e oggi è sempre più semplice comprare o trovare questa tipologia di animale, insomma, fiere. Certo. Anche qui l'appello è ad un acquisto consapevole. Certo, poi magari Davide spiegherà proprio il suo iter. Sono animali che si comprano con poche decine di euro, però dopo sono animali che crescono, che hanno delle problematiche anche comportamentali e dei costi alti per essere mantenuti. Per cui la consapevolezza di un acquisto. Ecco, infatti l'iguana si compra per poche decine di euro, è più o meno grande quanto una lucertola. Allora, innanzitutto facciamo le presentazioni. Lei è Tobia, è un'iguana verde di 9 anni. Quando io l'ho acquistata alla fiera, che diceva prima il dottor Brandi, era poco più grossa di una lucertola. Sì, e 35 euro l'ho pagata, quindi il costo è veramente relativo. Le problematiche per questi rettili, oltre che comunque sia quella legislativa, che è il CITES, che è il centro che comunque si autorizza la nascita in cattività dei rettili, e le problematiche che vengono dopo, che molti rivenditori pur di vendere non danno. Quindi io consiglio vivamente, innanzitutto, se uno ha intenzione di prendere un'iguana, di tramite internet da un professionista comunque sia, di sapere quello che va incontro. Perché prima di tutto sono animali completamente a sangue freddo, vivono in Sud America in ambienti equatoriali, 35 gradi, 25-35 gradi col 90% d'umidità.
hanno un'esigenza, comunque sia, sono degli arrampicatori, hanno un'esigenza che la teca dove vengono tenuti sia una teca che sviluppa per altezza, quindi almeno una volta e mezzo la lunghezza del rettile. Io in questo caso ho cambiato 5 teche dall'acquisto a oggi per arrivare ad avere una teca che è 2,20 m per 1,90 m per uno, quindi una stanza con dentro delle lampade, considerate così, detta da noi a Castiglione, si dice la Carlona, che sono 300 watt accese tutto il giorno, perché lei deve avere 35 gradi tutto il giorno. C'è un costo notevole. Il costo è notevole, però ecco, io dico sempre che uno deve essere consapevole al momento che l'acquista di quello che va incontro. Poi dopo, come per la nutrizione, sono animali molto semplici da tenere, perché comunque sia sono erbivori e hanno bisogno di un'integrazione di vitamine e calcio, che comunque sia uno gli mette una polvere che si mette sopra l'insalata, sopra le carote. L'unica raccomandazione è che non devono mangiare sedano e basilico perché sono tossici, e il resto dopo cresce. Solitamente sono animali che arrivano a 1,5 m, 2 m fino a 7 kg. Ancora lo vediamo anche, insomma, abbastanza tranquillo, ma non sono così tutte le iguane, comunque neanche lui sempre. No, sono comunque sia animali diffidenti, poi quando sentono comunque sia la tranquillità sono, diciamo, più docili. Però a primo impatto, come vediamo ora, a primo impatto quando lei avverte un pericolo si mette subito sulle difensive e con la coda frusta o mordono, insomma. Fa anche male. Quindi, insomma, chiunque volesse comprare, adottare un'iguana, è bene che, insomma, si informi a dovere. Sì. Consiglio vivamente, innanzitutto, per il bene e per il rispetto dell'animale che andiamo a acquisire. Infatti gli allevatori dicono che il 90% delle iguane vendute nel primo anno muore, perché comunque sia per capriccio, perché... Ora faccio una piccola parentesi: un programmatore di giornata oppure un deumidificatore, comunque sia, sono dei costi importanti. Ci vuole 300-350 euro per rendere la teca abitabile per il nostro amico rettile, insomma. Quindi non è che si prende e si mette lì, il primo inverno, il primo freddo muore. Quindi ancora una volta, insomma, ricordiamo che questo animale può vivere 20-30 anni e sarà un impegno. Certo, è la stessa cosa che abbiamo anche quando nell'acquisto dei serpenti. Cioè veramente sono animali che sono arrivati ad avere dei costi irrisori e quindi che sembrano quasi invitare all'acquisto, perché poi sono belli, hanno dei bellissimi colori, eccetera. Però le problematiche avvengono dopo e sono sempre più frequenti gli abbandoni anche di questi animali. Bentornati allo spazio dedicato all'educazione, all'addestramento, e oggi impariamo come approcciarsi ad un cane che ovviamente non è nostro. Cosa dobbiamo fare? Allora, bisogna stare attenti a tutti quei segnali che noi mandiamo, ma che per il cane sono avversi. Ovvero, spesso e volentieri noi fissiamo il cane, lo guardiamo sempre, non lo perdiamo mai di vista. Ora, molti cani sono abituati, sono socievoli e ti permettono di andare oltre, ok? Si disinteressano di tutti questi segnali perché sanno che comunque sia cosa succede dopo. Altri cani, come potrebbe essere per esempio lui, questa concessione non te la fanno e ti mandano dei segnali per dirti: oh, guarda, mi stai dicendo questo, a me non sta bene. Comunque sono in questo stato qui, come molti cani che spesso scappano, si rifugiano dietro al padrone. Perché? Perché noi mandiamo tutte queste serie di segnali, che sono il fissarli, guardarli sempre intensamente, il porci sopra di loro. Già noi siamo comunque sia più alti, stiamo in posizione retta e rispetto a un cane, anche di grossa taglia, fatta eccezione per Irish Wolfhound e Alani, comunque sì, anche per loro siamo più alti. Quindi in un aspetto canide stare posizionati più in alti ha un certo valore e quindi stai a indicare una tua forza, un tuo status. Non è indispensabile abbassarsi, ok? Però è indispensabile porsi in un certo modo. Noi spesso e volentieri arriviamo dritti sul cane, quando invece dovremmo arrivare e dare un lato, perché per segnalare il fatto che non siamo direttamente interessati a lui. Comunque sia, siamo interessati, però siamo rispettosi, gli diamo il suo spazio e il suo tempo di interazione.
poi gli andiamo addosso. Siamo noi ad andare a toccare lui e non aspettiamo che sia lui a venire da noi. Ok? Queste sono alcune cose basilari. Li tocchiamo sempre da, molto spesso dall'alto, cosa che infastidisce, o anche da dietro, cosa che può spaventare e quindi innescare una reazione difensiva, che può essere molto deleteria. Quindi come, cosa devo fare e soprattutto cosa non devo fare? Allora, quando mi approccio a un cane come lui, che lui mi manda determinati segnali, io al mio cane posso accarezzarlo qui. Se tu fai la stessa cosa, lui ti ringhia. Se vuoi provare, puoi provare. Capito? Vedete, ha alzato la coda, è in uno stato di tensione, però in questa fase è venuto lui da te. E se venendo lui da te, il ringhio si è limitato, perché era lui che era interessato. Ok? Se provi ad avvicinarti, fare un mezzo passo avanti, vedi che il cane va in attenzione ma ti evita, perché ora sta sotto controllo il ragazzino. Prova a piegarti su di lui. Vedete cosa fa? Manda tutti questi segnali. Sa che non deve fare nulla, perché è ben educato il ragazzo, Però ti evita, va lì, ti gira la testa come a dire, oh smettila, mi stai dando fastidio, mi stai mettendo pressione. Queste cose, ora, lui è un cane che le sopporta le cose, un cane che è più sensibile ti schiva e se ne va dietro il padrone, un cane più nervoso ti prende e ti può ringhiare, scaricare, scappare. Capito? Comunque sono tutti segnali che insomma mi lancia il cane per evitare alla fine conseguenze peggiori. Dobbiamo stare attenti a queste per quello che ci comunica, esattamente. Perché se il cane, io arrivo, è sereno, tranquillo, posso accarezzarlo, mi dà lui il segnale che posso fare. Se il cane invece mi controlla, mi si gira, si cosa, mi ignora. Letteralmente mi sta evitando, io non devo andare a forzare la manipolazione, capito? Oppure non è che se il cane si gira allora perché io ho necessità di toccarlo, vado lì e lo tocco sul posteriore, cacchio, almeno ti ho toccato, sono felice. Risulti profondamente irrispettoso agli occhi del cane e di conseguenza se tu dovrai instaurarci una relazione, il cane tenderà a evitarti. Invece se sei rispettoso, gli lasci i suoi spazi, fai in modo che lui si avvicini, che lui si interessi a te o che comunque sia ti dia dei segnali di tranquillità, di serenità, il cane si approccerà a te in modo diverso. Però evitate di dover tocchicciare qualsiasi cane incontrate. Toalettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toalettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toalettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toalettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toalettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, la ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglione Fiorentino.
con telefono 0575 658484, per le urgenze 335 60 25 371. Bentornati allo spazio dedicato alla torettatura, come sempre alla torettatura Marchionna. Oggi parleremo di un argomento un po' più generico, insomma non andremo nello specifico della torettatura dei cani e dei gatti. Di cosa parliamo? Ma di una cosa parallela. La torettatura Marchionna da diversi anni ha fondato la scuola di torettatura denominata Arezzo Grooming School. Che cos'è questa frase inglese particolare? Significa una scuola di toelettatura per piccoli animali, vuol dire cani e gatti ovviamente. La Grooming School praticamente è la scuola che, sita all'interno della toelettatura Marchionna, si occupa dell'insegnamento delle tecniche di toelettatura, e qui vi presento la Noemi, una ragazza di Firenze che vuole affrontare questa professione in autonomia. E qui da noi trova tutte le basi, le informazioni, sia pratiche che teoriche, per poter lavorare completamente in autonomia. È un corso a 360 gradi che dura diverse settimane, nel quale vengono affrontati tutti gli argomenti possibili che riguardano il benessere del cane, la toelettatura specifica, il rapporto con gli animali, ovviamente il rapporto anche con i clienti. A chi è adatto questo tipo di lavoro? Questo lavoro è innanzitutto, diciamo che la condizione necessaria e assoluta è amare gli animali e rispettarli e capire che l'animale qui dentro è in un ambiente sconosciuto, diverso per odori e soprattutto per rumori ai quali lui non è abituato, ne conoscerà degli altri, ma questi magari a lui danno ansia. Allora dobbiamo assolutamente rispettare le ansie e le paure dei cani. Allo stesso modo verrà insegnato agli allievi come comunicano i cani tra loro, perché se loro devono dirci qualche cosa lo faranno sicuramente con l'unica lingua che conoscono, che è una lingua fatta di posture, gesti e guaiti vari, che sono stati codificati in modo da capire che cosa ci vogliono dire. Se sono in ansia, se hanno paura o addirittura se hanno voglia di farti qualcosina che non va, tipo un pizzichino. Ecco, quali sono questi degli esempi, insomma, di questo modo di comunicare del cane? Allora, questi qui, quello che lui emette per noi non è una lingua comprensibile, ma sono dei segnali, detti segnali calmanti. Calmanti perché? Perché sono a duplice effetto. Li fa per se stesso, per poter tranquillizzarsi, come un bambino davanti alla lavagna che si tira le ciocche dei capelli o fa così, tutti quei gesti umani che dicono sono in apprensione. Ti faccio un esempio. Per noi umani uno sbadiglio che cos'è? Rappresenta stanchezza, sonno oppure la noia di un discorso o di una situazione che per lui è insopportabile. Lo sbadiglio del cane è un segnale fortissimo che il cane manda a tutti. Il toelettatore preparato che conosce questi segnali pensa: questo cane qua ha paura, è a disagio, allora cerchiamo di tranquillizzarlo con una carezza o parlandogli con dolcezza. Un altro segnale per noi significativo è quando un cane evita il nostro sguardo e gira la testa dall'altra parte. Anche questo è un sintomo di disagio e dobbiamo di conseguenza far sì che il cane sia tranquillo e a suo agio, se no la toelettatura diventa stressante per tutti e due. E molti mi chiedono, ma io posso assistere alla toelettatura? Diciamo che in linea di massima è preferibile che non ci sia il proprietario, però non possiamo negare al cliente la possibilità anche di controllare, e questo ci fa anche piacere, di controllare come noi lavoriamo sul suo cane, sul loro cane. Adesso vi faccio un giochino, tanto per chiudere questa trasmissione, vi faccio vedere l'autocontrollo di un cane abituato alla toelettatura. Allora, io qui in mano ho un bocconcino. Qualsiasi cane si precipiterebbe sul bocconcino, ma un cane invece che è abituato alla toelettatura farà così.
Io glielo metto davanti, dimmi un secondo, che non cada giù. Glielo metto davanti agli occhi. Lo metto qua. E lui continuerà a fissarmi. Perché io e lui abbiamo creato una relazione. Un cane che non è relazionato si precipiterebbe subito su questo qua. Adesso te lo meriti. Bravo. Ecco, l'amore per gli animali rimane sicuramente il primo punto, però insomma non basta, questo è un vero e proprio corso professionalizzante. Sì, vengono toccati, come dicevo prima, tutti e tutti gli aspetti. Anche in modo diverso forse rispetto al passato. Sì, una volta c'era meno rispetto, c'era soltanto bisogno di lavare cani, tosarli, consigliare il cliente, fare in fretta perché dovevamo prendere un altro. Quello era come una catena di smontaggio del pelo. Adesso è tutto cambiato, abbiamo esigenze diverse. Come noi quando andiamo in un ufficio pubblico desideriamo una comprensione, un sorriso, nello stesso modo i cani ne hanno assolutamente diritto. In secondo piano ne hanno diritto anche i proprietari che ci affidano un cane che per loro ha un significato emotivo e sentimentale notevolissimo. Chi fosse interessato può rivolgersi a voi? Sì, chi fosse interessato ad avere informazioni ulteriori, non ampliabili e spiegabili del tutto in questo breve spazio, può telefonarci per un incontro e avere tutte le informazioni del caso. Noi saremo ben felici di dargliele. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, come sempre al canile comunale gestito dall'EMP. Oggi per conoscere Sid, chi è? Allora, Sid è un segugio italiano di 3 anni, è 2 anni che ha il canile, è stato trovato insieme alla sorella vagante zona Ponte alla Chiassa. E sicuramente era un cane, è stato preso per la caccia e l'abbiamo visto che non è per niente adatto alla caccia, anche perché Sid è molto sensibile ai rumori, quando sbatte anche una porta è un cane che prende e si nasconde, e sicuramente non adatto a questo suo ruolo, per cui era stato preso e è stato abbandonato insieme alla sorella. La sorella ha trovato adozione dopo pochissimo tempo che era qui al canile e lui purtroppo ancora è qui. E è un cane dolcissimo, è un po' pauroso inizialmente, però la cosa bella di Sid è che è curioso da morire, quindi la sua paura viene vinta dalla curiosità. Gli basta veramente pochi minuti per entrare in confidenza con le nuove persone. Infatti anche i nuovi volontari che entrano nel suo box inizialmente dicono: ah, questo cane ha un po' paura, e dopo 10 minuti se lo trovano in collo. Quindi sarebbe un cane adatto a qualsiasi tipo di famiglia, non ha grossi problemi neanche con i cani, né maschi né femmine. Lui divide il box con 3 maschi, quindi non c'è nessun problema. Non ha problemi con i gatti, è un cane che non ha alcun tipo di problema di aggressività contro i gatti. Essendo un segugio, l'adozione ideale sarebbe quella di per persone che amano fare lunghe passeggiate nei boschi, perché la cosa che più gli piace è annusare. E quindi ecco, una famiglia amante delle lunghe camminate, e magari anche una casa con giardino, perché è un cane che ha bisogno anche di essere, di vivere le sue libertà. Sono cani comunque che temono il freddo, quindi sono ideali anche per un appartamento e un bel divano. E ecco, per lui sarebbe bellissimo arrivasse un'adozione, perché è veramente un cane, per me bellissimo e veramente dolce, dolce. Un cane giovane che insomma giovane, si spera non passi tutta la sua vita all'interno di un cane. Sì, sì, veramente, perché se la meritano tutti una vita, però in una famiglia, però ecco, lui sarebbe veramente un peccato, perché è un cane che può dare veramente tanto, ma veramente, è un po' il cocco di tutti qui dentro. Chiunque volesse conoscerlo, come sempre, può venire qua da voi. Può venire qua da noi, chiedere appunto di Sid, parlare con il nostro educatore e iniziare un percorso di preadozione. E sarebbe veramente bello, perché è un cane che se lo merita. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento va alla prossima puntata. Cronache Bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglione Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina.
Ambulatorio veterinario dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.